The when that moon is will and ride right, It's a super that everybody down in the moonlight Everybody here is out of sight They don't bark and they Buongiorno, ben ritrovati nel salotto di chiacchiere e caffè. Come sempre in apertura, ripassino veloce il nostro indirizzo mail chiacchierecaffe@cialaterichiara.it e soprattutto veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook dove è obbligatorio cliccare chiacchiere e caffè mi piace. Quest'oggi parleremo di un incontro, quello dei ragazzi padovani con i piloti dell'aeronautica militare. Quindi è con molto piacere che do il benvenuto ai miei ospiti. Il maggiore Filippo Zuffada, comandante Centro Volo a Vela di Guidonia. Buongiorno maggiore. Buongiorno, buongiorno. E il tenente Federico Foni, pilota istruttore Centro Volo a Vela di Guidonia. Buongiorno, buongiorno. anche a lei. Allora, entrambi provenite dal centro Volavela dell'Aeronautica Militare che ha sede presso l'aeroporto militare di Guidonia. Di che cosa si occupa questa struttura, tanto per noi profani che non lo sappiamo? Il centro di Volavela, come dice la parola, si occupa eh, fondamentalmente di volo con alianti. Uh, L'Aliante fin dagli anni 30 è stato individuato dall'Aeronautica Militare come una uh, risorsa uh, per individuare il talento dei giovani piloti. E lo è tuttora, per cui eh, tutti i piloti eh, dell'Accademia Aeronautica, nel loro iter for formativo, eh, effettuano eh, voli con l'Aliante e ottengono l'abilitazione. A questo tipo di velivolo. Ecco quindi è diciamo una tappa obbligatoria nel vostro percorso? Assolutamente sì, è obbligatoria e uh, ritengo che sia molto uh, formativa per gli allievi uh, perché le caratteristiche dell'alleante non avendo il motore uh, sono uh, particolari e quindi sviluppano delle uh, appunto particolarità che diversamente con gli aeroplani a motore non, non si riuscirà, non sono strissecate. Ecco e mi risulta poi che il centro volo a vela eh, di Guidonia sia l'unico eh, reparto della forza armata munito eh, di sì, queste alianti. È l'unico reparto della Forza Armata che eh, si occupa di questa attività. Eh, dico che anche le altre forze armate eh, europee danno molta importanza al volo a vela per la formazione dei loro piloti militari. Ecco, e quale legame eh, vi tiene uniti, in particolare dal 7 al 18 maggio, voi del Centro Volavela di Guidonia con Padova? Cos'è che succederà? Succederà che sarà svolto un corso di cultura aeronautica appunto a favore degli studenti delle scuole superiori di Padova per un'età compresa tra i 16 e i 20 anni. Queste due settimane quindi faremo questo corso eh, più o meno così strutturato. La prima settimana c'è la fase teorica. E in questa fase teorica cercheremo di spiegare a questi 300 ragazzi partecipanti al corso come vola un aeroplano. Quindi, partiremo da piccoli principi di aerotecnica, motori aeronautici, così, andare a strumenti di volo ma soprattutto la lezione. Diciamo, principe <ride> del, del corso sarà guida velivolo, perché poi è quello che andranno a fare la settimana successiva. Quindi sarà anche una parte pratica. Assolutamente sì. Quindi... E di sicuro sarà la più apprezzata. <ride> sì, sì, ma vediamo che i ragazzi comunque sono molto interessati anche alle lezioni, perché cerchiamo anche di prendere ragazzi delle scuole che magari non hanno niente di tecnico, cioè niente di tecnico legato al mondo del volo, quindi i licei classici, magari gli scientifici che non, non sanno come vola un aeroplano. Noi in, in questa settimana cerchiamo proprio di spiegare come vola un aeroplano. Ecco, poi so che alla fine del corso verrà anche fatta una graduatoria, diciamo. Certo, perché eh, proprio oggi pomeriggio ci sarà un test, eh, un test su chiaramente le lezioni che abbiamo affrontato durante la settimana. Questo test farà una graduatoria, a cosa serve? Quindi abbiamo detto partecipano 300 ragazzi, i primi 100 classificati a questo test avranno la possibilità la prossima settimana di pilotare l'aeroplano. Perché l'aeroplano sul quale voliamo è un monomotore ad elica a quattro posti, due davanti e due dietro. Chiaramente in uno davanti ci stiamo <ride> noi, insomma giusto per le fasi un pochino più critiche, decollo, atterraggio. E diamo la possibilità quindi a questi 100 ragazzi che hanno fatto meglio il test di volare a fianco a noi e quindi avranno proprio la possibilità di pilotare l'aeroplano. In alcune fasi del volo lasceremo i comandi, spieghiamo come si effettuano virate, cabrate, quindi salite e discese. E quindi insomma, faranno Potranno questo volo di circa mezz'ora sì, 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 con noi intorno alla città di Padova. Insomma, non ecco, è... E so che poi comunque verrà rilasciato una sorta di attestato certo. di partecipazione. Tutti coloro i quali termineranno il corso riceveranno un attestato di partecipazione. Questo attestato talvolta eh, fa acquisire dei punti di merito in alcuni concorsi dell'Aeronautica Militare. Ecco, il tenente Foni prima eh, mi ha parlato di eh, questo velivolo che verrà utilizzato. Spendiamo giusto due parole, sempre per noi profani che non ne sappiamo nulla. Il velivolo è un velivolo di ad addestramento estremamente basico, visto l'impiego che ne facciamo. È un quadriposto, è un monomotore a elica e quindi dà la possibilità di assaporare, oserei dire, il volo vero, quello fatto a vista e quello fatto a quote non troppo elevate dove i comandi di volo ancora sono completamente nelle mani del pilota, per cui eh, noi condividiamo l'entusiasmo dell'allievo che sale a bordo del, dell'aeroplano e prova l'effetto dei comandi che ha studiato la settimana precedente dietro i banchi di scuola. E poi anche è anche simpatico perché parecchi degli allievi che portiamo in volo sono al loro primo volo e questa cosa io penso sia una cosa che non dimenticheranno mai. Hanno mai paura? Ma paura dipende molto da come le cose vengono proposte, eh, solitamente no, perché sono giovani e perché comunque vivono in un clima poi eh, abbastanza allegro e quindi questa cosa viene presa con assoluta positività. Ecco, questi eh, corsi sono una realtà ormai consolidata, mi pare, dal 65, se sì. non erro. Eh, avete sempre riscontrato lo stesso entusiasmo nei ragazzi che partecipano? Perché mi sono messa nei loro panni e ho detto, cavolo, se fosse capitato a me un'opportunità di questo tipo, certo. sarei stata estremamente felice. Beh, certo, dico sì, la risposta è sicuramente sì. I ragazzi sono veramente entusiasti e ce lo dimostrano giorno per giorno. Anche quando proponiamo le lezioni, no? Quindi dici andiamo a fare una lezione. Mamma mia, su come vuole un aeroplano sarà una cosa pesante. In realtà le lezioni siamo sempre noi a farle <ride> le mettiamo sul tono molto più scherzoso e. Mh, Insomma, anche noi ci mettiamo al loro livello per cercare di capire basicamente come vola un aeroplano, quindi cerchiamo di fare delle lezioni leggere e comprensibili. Ecco, e ricordiamo e... che poi eh, questi corsi sono una vera e propria opportunità perché è un corso assolutamente gratuito certo. che lo Stato mette a disposizione. Sì, 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 il corso è interamente gratuito. Chiaramente per tutta la durata. E... Insomma, i ragazzi ne sono in sì, 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 sì. Anche perché insomma, 300 discorso. da gestire è un bel numero. Sì. E <ride> qui a Padova avete fatto anche uno strappo tra i 20, mi dicevate. <ride> eh, noi abbiamo una capacità di 300 ragazzi, eh, poi naturalmente dispiace escludere qualcuno, anche se a volte è necessario perché eh, devolviamo questo incarico agli istituti che probabilmente hanno un metodo di giudizio molto più opportuno del nostro. Eh, per cui eh, a volte eh, abbondiamo proprio per dare il massimo della risorsa, visto che ormai gli aeroplani sono rischierati, gli uomini sono rischierati e quindi sfruttiamo al massimo questa occasione. E per cerchiamo accontentare il più assolutamente, possibile? Assolutamente, è il nostro obiettivo. Ecco, Penso sia fondamentale anche comunque la vicinanza con un aeroporto militare, in questo certo. caso quello di Padova, proprio eh, per la struttura stessa. E questa è una delle varie ragioni per cui Padova è stata scelta. Noi in realtà riusciamo a visitare con questa iniziativa due o tre città l'anno, non di più. Per questioni di tempo, perché poi ripeto i nostri impegni sono diversi per i voli con l'agliante che facciamo guidonio, come dicevo in precedenza, per cui nella stagione primaverile riusciamo a fare questa iniziativa, a proporla in due o tre città. E Padova è stata scelta proprio perché eh, ha un aeroporto che si addice pienamente a questo tipo di iniziativa, avendo l'aeroporto vicino alla città, non, non essendoci troppo traffico, per cui noi non intralciamo col traffico aeroportuale eh, e poi comunque. Eh, sono tutti stati molto accoglienti nel, ehm, nell'aderire e nel promuovere la nostra iniziativa. Ecco poi, eh, se non sbaglio, domani proprio l'aeroporto di Padova sarà protagonista del Media Day, un, insomma, una festa, diciamo così. Beh, sì, eh, l'occasione per aprire i cancelli a coloro i quali vogliono rendersi conto di cosa questa iniziativa è. Quindi i ragazzi sono invitati do, eh, domani mattina per familiarizzare col velivolo per far sì che le operazioni che poi andranno a fare la settimana successiva si svolgono nel massimo della sicurezza quindi familiarizzare con la salita a bordo la discesa che sembrano cose banali ma bisogna farle con una certa cura e uh, nel, nel contempo la stampa e gli ospiti sono invitati a vedere anche qualche video a vedere un simulatore di volo che uh, in questo caso, riproduce il volo dell'Aliante per stare insieme una mattinata e per diciamo così dare l'inizio alle operazioni di volo di questo corso. Tenente, le pongo una domanda che di sicuro tutti le avranno eh, sempre fatto: ma che cosa si prova quando si è in volo? Allora, non è facile <ride> rispondere, eh, perché il volo comunque è la fine di una preparazione lunghissima, cioè quando noi andiamo in volo puntiamo molto alla preparazione della missione, che sia una missione addestrativa, anche un semplice come facciamo adesso con i ragazzi. Facciamo un giro intorno alla città, eh, semplicemente per farli vedere la propria città dall'alto. Però dietro questo volo c'è sicuramente la nostra preparazione. Quindi come, da come si porta, quindi come si guida l'aeroplano a essere preparati a qualunque evenienza in qualunque situazione. Quindi sicuramente siamo molto concentrati durante tutto il volo. Certo c'è anche il piacere di volare, è la nostra passione, noi l'abbiamo fatto per passione, quella di diventare piloti dell'aeronautica militare, quindi c'è molta concentrazione unita però a proprio il piacere di essere staccati dal suolo, insomma, in volo, ecco, guardare il mondo dall'alto. Scusi, <ride> scusi se mi permetto, lei è giovane, da sì. dove? Deriva questa sua passione? L'ha coltivata sin da piccolo? Io, è stato un percorso graduale? Sì, volta? io sono toscano, sono di Pisa, quindi io, lì mh, vicino a casa mia ho un aeroporto molto grande. Quindi, quando ero piccolo, sentivo sempre <ride> questi aeroplani che volavano col naso sopra la aria. testa, <ride> esatto. Chiedevo sempre a mio papà se mi portava alla rete del, dell'aeroporto per vedere gli aeroplani decollare ed è una cosa che mi è nata proprio da bambino sembra banale dirlo ma da piccolo volevo fare il pilota <ride> vedendo gli aeroplani dicevo io voglio andare là sopra e poi avendo proprio un aeroporto così grande come Pisa con moltissima attività insomma avevo la fortuna di poter stare sempre col naso rivolto <ride> verso l'alto <ride> e da lì è nata questa passione Maggiore giro un po' la stessa domanda anche insomma a lei lei qualche sì. anno in più qualche anno in più però si emoziona però. ancora ho iniziato vola. a volare... All'aeroclub della mia città, per conseguire l'allora brevetto di primo grado, all'età di 17 anni. Quindi giovanissimo. 25 anni fa. Giovanissimo. Quindi, e da lì non ho più smesso di volare. Ma eh, si emoziona ancora? Assolutamente sì. <ride> Nonostante abbiamo, siano passati così tanti ieri anni. Ieri abbiamo fatto un bellissimo volo sulla laguna di Venezia e le garantisco che è, è, tutti i voli sono, sono un po' unici e, e sono emozionanti. E ritengo anche che... Uh, se un giovane, a prescindere dal tipo di lavoro, riesce ad associare la propria passione al proprio lavoro, in un certo qual senso sente molto meno le pene del lavoro stesso e i sacrifici che un lavoro come quello del pilota militare ti richiede, perché a, a monte di tante uh, soddisfazioni uh, ci sono tanti e tanti sacrifici. Ecco, appunto, lei ha parlato di sacrifici, noi finora abbiamo detto quanto è bello volare, sì. però non penso sia un percorso facile il vostro. È un percorso dove bisogna, come diceva Federico prima, essere motivati, essere appassionati e sottomettere molte esigenze private a una vita che ti porta a un condizione talvolta un po' più complessa di trasferimenti, di insomma, lontananza dalle proprie famiglie, quindi è un tantino più difficile se vogliamo, come tanti altri lavori, non, non necessariamente quello del pilota, ormai andiamo con, eh, verso delle professioni che un po' tutte richiedono questo tipo di sacrificio, però se il sacrificio è associato a qualcosa di appassionante non si sente in un certo senso. Tenente, eh, questa motivazione così forte. Lei l'ha mai riscontrata in qualche ragazzo che magari partecipa a questi corsi, che ne rimane talmente affascinato da dire sì, io dopo voglio fare il pilota? Assolutamente sì, sì assolutamente sì. E le porto proprio un esempio di un mio collega, siamo entrati in accademia insieme oramai dieci anni fa. Lui eh, durante un corso di cultura aeronautica fatto ad Albenga, lui quindi località vicino a Genova, aveva sempre visto le navi, voleva fare l'ingegnere navale da grande, voleva fare. Quindi una cosa completamente Poi, diversa. Esatto, è arrivato al centro di Vola a Vela con gli aeroplani, l'ha portato in volo, si è incominciato a appassionare, è entrato in aeronautica, adesso sta alle frecce tricolori, per dire <ride> da un, una cosa totalmente differente che voleva fare, ha scoperto che nel, nella vita ci può essere anche il volo. Gli è piaciuto così tanto, si è appassionato, si è impegnato tantissimo, chiaramente, e adesso eh, fa parte della pattuglia acrobatica nazionale. Quindi. Maggiore, lei valuta questa esperienza dei corsi di cultura aeronautica un'esperienza valida dal punto di vista formativo per i ragazzi, al di là diciamo, della competenza tecnica che uno acquisisce? Assolutamente sì, uh, correlato a questo tipo di esperienza, quindi associato al fatto di apprendere perché un aeroplano vola quali sono gli strumenti, quali sono i motori e qual, qual è l'efficacia dei comandi di volo che si trovano a bordo di un aeroplano, uh, il poter frequentare uh, il volo e l'aeronautica dà comunque un'idea privata al allo studente che se no uh, la riceverebbe di seconda mano e si fa un'idea privata di una realtà diversa uh, e può conservarsi semplicemente il ricordo uh, oppure trovare interessante qualcosa e scegliere per il proprio futuro magari una carriera nel campo del volo, non necessariamente in aeronautica militare o nel campo dell'aeronautica militare che tra l'altro non riguarda soltanto il volo ma riguarda tutte le articolazioni che ci sono eh, per poter consentire agli aeroplani di volare. Per cui quando l'aeroplano vola non è fatto soltanto di pilota e di aeroplano ma è fatto di una serie di appunto supporti. Maestranze. E assolutamente. Eh, e quindi è una, una grossa diciamo, opportunità di lavoro. Per cui, cosa c'è di meglio per un giovane di scoprirlo da solo e non di sentirlo dire da altri o di vederlo soltanto sul web? Se non avesse fatto il pilota, che cosa avrebbe fatto? Eh, bella domanda. <ride> eh, mi viene da dire l'agricoltore. Io vengo, vengo da una zona prettamente ad eh, estrazione agricola, dal, dall'Otrapo Pavese. Uh, avevo una, una piccola azienda agricola di famiglia ma ho sempre affascinato la vita dei campi e, te, tendo a dire che le cose non sono completamente dissociate perché è un po' uh, il desiderio anche di libertà uh, che si ha andando in volo il desiderio di libertà che si ha eh, facendo la vita bucolica Tenente, che consigli possiamo dare ai ragazzi che magari volessero intraprendere questo tipo di percorso? Come si fa? Da dove si parte? Si parte da un concorso, si parte. Eh, per diventare pilota militare bisogna quindi fare domanda per entrare in aeronautica. Il concorso è fatto in varie tappe, si parte da delle preselezioni fatte a quiz su una risposta multipla, su cultura generale. Ci sono quindi una serie di prove, eh, sia teoriche che pratiche, che anche fisiche, perché facciamo delle visite certo. mediche legali abbastanza accurate fino a poi arrivare a entrare in aeronautica. Entrare in aeronautica che vuol dire a 19 anni, a 19 anni insomma, lasciare la famiglia, entrare in accademia che all'inizio può essere una cosa, io parlo della mia esperienza, sicuramente difficile, però sei consapevole del fatto che stai andando, nella mia eh, situazione, insomma, in quello che ho parlato io, a fare qualcosa che volevo fare da piccolo, come ne parlavamo prima. E, ha detto prima benissimo il comandante... Eh, e Entrare aeronautica è stato duro, eh, stare in aeronautica non è facile, si fanno tanti sacrifici, ma se hai passione in quello che vai a fare, le soddisfazioni quotidiane ti ripagano veramente di tutto quello che hai dovuto fare prima, di tutti i sacrifici che hai dovuto fare prima, si scordano. Cioè, veramente Spesso mi sono trovata a dire ma chi me l'ha fatto fare? Due secondi dopo ho avuto una soddisfazione talmente grande che ho detto... No, no, ho fatto proprio bene a fare questo tipo di lavoro. e Tuttora, cioè essere felici del proprio lavoro sicuramente è una cosa che non apprezzo. Lei si ricorda ancora il suo primo volo? Sì, assolutamente <ride> sì. Lo ricordo benissimo, me lo ricordo. e Soprattutto io era il mio primo volo in assoluto, avevo fatto qualche volo da passeggero per andare in vacanza, ma non ero mai montato ai comandi di un aeroplano ed è stata una liberazione, un'emozione grandissima, è stata veramente staccare le ruote da terra, mettere sul carrello e affacciarsi e dire sto volando, sto pilotando io, è stata veramente, mi vengono ancora i brividi a pensarci assolutamente. Maggiore, alla fine di questo corso, di questo incontro con i ragazzi padovani, che cosa si augurerebbe? Potrà dirsi contento se? Ma eh, io tendo a fare una previsione dettata dalla, da ormai dall'enorme esperienza che abbiamo in questo campo, quindi noi ormai eh, possiamo annoverare diverse occasioni di fine corso e sono sempre un po' tutte uguali, eh, sono sempre anche emozionanti perché eh, gli studenti ti trasmettono le loro emozioni quindi tu vivi di questa rendita. E per cui inizialmente loro partono anche un po' eh, sospettosi. Eh, infatti, all'inizio delle lezioni, eh, intanto la prendono seriamente. Per cui eh, è vero che noi cerchiamo di rendere le cose più digeribili possibile, però, comunque, sempre qualcosa devono studiare, sempre un test devono fare. Per cui la prima settimana li vediamo sempre un po' pensierosi. Esatto. <ride> Poi nella seconda settimana quando iniziano i voli eh, e quando c'è la vita d'aeroporto, quindi anche la convivialità dell'aeroporto, lo stare insieme e vedere le facce di coloro i quali scendono e raccontano subito agli amici quali sono state le loro emozioni, cosa hanno visto dall'alto e quant'altro, eh, fa sì che poi tutto questo si concentri nella festa finale della cerimonia di chiusura, che sarà appunto venerdì eh, successivo. Sempre all'istituto che ha ospitato le lezioni, dove verranno consegnati i premi, verranno consegnati i attestati e poi ci si dedicherà in fotografie e quant'altro che adesso vanno per la maggiore Ecco, noi però ricordiamo anche l'appuntamento di domani con il certo, Media Day presso appunto l'aeroporto di Padova, un'occasione assolutamente da, da non perdere. Noi siamo in chiusura, ho tenuto la domanda sì. cattiva alla fine. Va bene. <ride> è dai tempi di Icaro che l'uomo sogna il sì. volo? Secondo voi perché? Ma uh, perché, insomma, io uh, posso immaginare che l'uomo ha sempre visto gli uccelli che volano e ne ha sempre apprezzato le potenzialità di questa, di questa risorsa, di questa, di questa possibilità che assolutamente uh, dà delle, uh, così, delle, delle facilità maggiori di spostamento, di, di, anche così di, di, di ricognizione e di quant'altro. Per cui ha sempre sognato di poter limitare e non appena ha avuto la tecnologia per poterlo fare, l'ha fatto e in un secolo di storia abbiamo visto da cosa a cosa siamo passati. Quindi è stata sicuramente l'invenzione del secolo le, e, e noi che ne facciamo parte di, questa, eh, diciamo, di, di, di questo ambiente eh, condividiamo che sia un qualcosa di straordinario tutti i giorni. E, però a questo punto la faccio sì, una domanda io. Prego. Eh, l, eh, al Media Day noi ci aspettiamo di farle fare un volo. Così tutto, così tutto quello che abbiamo pubblico detto. pubblico di chiacchiere e caffè lo farò solo per voi. In realtà scherzo perché speravo che me lo chiedessi certo. in realtà scherzo perché ero qui. Che speravo. Noi l'aspettiamo con certo. volo. Tenente, con lei starò ancora più cattiva. Certo. Resterebbe mai coi piedi per terra? No. <ride> no, assolutamente no. Una volta che hai conosciuto il volo non ce la fai a tornare giù, assolutamente e allora vedremo se dopo il media day darò anch'io la stessa Va sua bene. risposta Io intanto ringrazio davvero il Maggiore Filippo Zuffada Comandante Centro a Vela di Guidonia grazie, grazie per essere stato con noi grazie. grazie al Tenente Federico Foni pilota Istruttore Centro Volo a Vela di Guidonia grazie, grazie anche a, a lei questo primo blocco si chiude qui voi mi raccomando non cambiate canale perché tra poco Chiacchiere Caffè ritorna